Oggi è così. Hai visto? Perché ho gli occhi devastati. Bravo, fai bene. Ti fumi le bombe e c'hai gli occhi Bravo. devastati. Grande fratello. Allora, intanto salutiamo tutti quelli che stanno arrivando, che stanno Gabriele. entrando. Oggi parleremo, facciamo molto veloci, parleremo di musica rock anni 80. Guardate come mi sono conciato, Ale. Sei molto, sei ecco che c'è Francesco che già si è seguito la puntata scorsa. Bella, Parleremo di rock. grande Allora, io sarò un rock più morbido, diciamo, che va dal new wave alla rock classico, e tu invece sarai un pochino più hard rock. ragazzi. Ma sì, perché tu sei più patinato, sei più pulito, io invece sono più Sono un po' più cazzone, carico. hai capito? Sono più stradaiolo, più schifoso. Ma poi non è Quindi, vero, perché ho messo un po' di tutto. allora, dai, parti tu questa volta, perché è giusto? No, beh, sai, allora, tu hai i supporti fisici da fare. Sì, allora, parto col supporto fisico, allora. Una veloce premessa. Purtroppo io la maggior parte dei CD che porto, che ho qui in casa, sono senza le copertine, perché io le avevo messe tutte quante dentro il borsone, sai, così. E le copertine sono a casa dei miei. Ma ho delle sorprese, perché non mi fa Ok, ne vive l'uomo. allora, visto che tu mi freghi sempre, come ti chiami? Non so il tuo nome 80. Io mi chiamo Massimo. Pensavo che avevo un nome anni 80. Max, negli anni 80, magari. Ok, io parto, visto che tu parti sempre e mi freghi sempre carico, Vai. questa volta parto io con una bomba. Vai, Gabriele. 1984. Supporto su CD Queen The Works. Boh, Radio Tanto Gaga, raga. Bella. di singolo. Questa è bella. Allora, The Works contiene bombe come Radio Gaga, I Want to Break Free, Hammer to Fall, quindi è forse proprio del periodo anni 80 dei Queen il CD più rock, secondo me. Sì. Perché poi si sono un po' ammorbiditi. Sì, giustamente ti hanno fatto. Da quell'esperimento di Hot Shade Ah, vabbè. con il pezzo più famoso è ovviamente quello con David Bowie. Under Pressure. Esatto. Poi arrivarono con questo. Album che li ha portati al Live Esatto. Infatti questo è l'album della tournée che poi li ha portati al Live Aid. 1984, tra l'altro. Aid. Tra l'altro, sì, molto bello il CD. Vabbè, il CD la ristampa, però Beh, no, ma ci sta, ci sta. invece i vinili, avendoli tutti originali, fortunatamente avevo qua proprio il singolo di Radio Gaga. Bene, Vai allora, tu. facciamo così. Tu parti col 1984. E parto anch'io con il 1984, ma non vi faccio vedere, vi faccio sentire. Ah. La indovino con due. Ragazzi, 1984, l'album dei Van Halen, l'album che li ha fatti poi esplodere, diciamo, mainstream, perché i Van Halen erano un gruppo che come primo album nel 77, se non ricordo male, che era Van Halen 1, fece un'esplosione enorme, ma era molto settoriale. Invece questo album qua, che è l'ultimo con David Lee Roth, grazie al singolo Jump, ma anche altri pezzi come Panama e Hot Teacher, li proiettò proprio su orizzonti veramente enormi. Quindi tutti i giochi Queen con Works, e io invece Van Halen con 1984. Beh, due gran album, secondo me la migliore resa di Van Halen con David Lee Roth, che poi dopo, a fine degli anni 80, è impazzito, facendo pezzi che non c'entravano niente, California Girl. Sì, però lui negli album solisti, quando aveva una band con Greg Bissonette alla batteria, Billy Sheehan al basso e Steve Vai alla chitarra, insomma, ha fatto delle robe.
Ah, qua Brami dice Queen è troppo facile. Beh, effettivamente lì hai una hit fortissima. Qua ne hai almeno 4-5 singoli, diciamo. Giustamente Francesco dice il tapping sulla chitarra che non ha inventato Van Halen, perché comunque era una Sì. tecnica che già veniva usata, ma lui l'ha resa propria, ci ha studiato talmente tanto e l'ha resa talmente sua da farne un marchio di fabbrica. Però lo E tra l'altro, il giorno dopo lo volle Michael Jackson. volle Michael Jackson, esattamente, con Beat Vabbè, It. Vai. allora adesso ho giocato l'asso, adesso gioco il full. Vado? Vai, vai. Sei pronto? Guarda, intanto tolgo la pellicola trasparente del vinile. Che Attenzione sai? che qua mi fai male. Ma qua ti faccio male? Oh, Hai sentito un dolore, eh? su. Tra Mi l'altro, U2. aspettavo un altro album degli U2, non Sì, proprio Rattle On. sono molto impressionato questo album. Questo è il vinile originale, bellissimo. Così, beh, contiene I Still Haven't Found What You're Looking For, Desire, Pride, Angel of Harlem, cioè, un album incredibile, direi. Assolutamente, assolutamente. Anche questo è un album che li ha proiettati tantissimo. Rappresenta l'apice degli U2, Ah, cioè, beh. poi dopo c'è stata da Europa in poi c'è stato un tracollo. Ma che mi dispiacevano, devo essere sincero, una Sì, però sperimentazione. erano rock ancora, No, diciamo. erano proprio rock più puliti, più legato al blues, anche alle radici blues. Qua c'è, sì, bellissima, poi, vabbè, questo è un album che dovrebbero avere tutti, secondo È un album storico che ci sta. Benissimo, quindi tu ti sei giocato la carta di una band irlandese e invece mi gioco una carta di una band inglese. Vediamo. Una band inglese di quelle che sono praticamente un mito solamente a sentire il nome. Molti conoscono tantissimi, soprattutto negli anni Ottanta. Conoscevano le copertine degli album, ma loro non le avevano mai ascoltate, avevano ascoltato poco. E adesso vi parto proprio con questo brano cattivissimo che è. E quindi abbiamo gli Iron Maiden con The Number of the Beast. Potevo portare, ci dice Lodila. 1982, era il terzo album degli Iron Maiden, loro avevano debuttato. Erano già famosi in Inghilterra alla fine degli anni 70. Nel 1980 debuttano con il primo album Iron Maiden, il secondo Killers, cambiano cantante da Paul Di'Anno, passa a Bruce Dickinson, che era già un cantante abbastanza affermato, veniva chiamata La Sirena, e cambia completamente il sound della band, mettendo proprio il proprio marchio. Number of the Beast è un album assolutamente mitico, amato e odiato, ci sono storie dietro di apparizioni sataniche, robe del genere durante la registrazione. Sai, queste leggende che diventano parte della storia della band. Da qui in avanti, Iron Maiden continueranno a mietere successi e a fare il pieno in tutto il fabio ancora oggi, bravo, bravi. Secondo me mi sta spiando. Quindi io mi sono giocato gli Iron Maiden con The Number of the Beast. Francesco diceva sì, effettivamente anche The Joshua Tree è un altro gran album, però io sono legato più a questo soprattutto perché qua c'è una contaminazione come in Angel of Harlem, quindi si andava anche al blues, non solo al rock, quindi più che altro per quello. Vabbè, hanno chiamato gli AC/DC. Live. Cosa non potrebbe saltare fuori che Back in Black? Signori, il secondo album più venduto al mondo. Back in Black, e infatti questa versione CD è distrutta da quanto l'ho usata. Si può vedere dalla copertina. Questo è vintage, è vintage. Questo è del
proprio 1980, ecco, avevo un dubbio, lo sono andato a leggere perché non volevo far figuracce. Quindi sì, questo... Ah, è giusto, Francesco, anche sì, Whitesnake, sì, però tutto su vinile e non ce li ho qua. Quindi sì, Whitesnake, grandi. Gli Whitesnake però per me erano ancora troppo puliti, quindi ho dovuto scegliere un gruppo pulito, non ho scelto gli Whitesnake, ma... Vai. Cose fighe. Quindi 1980, Back in Black, il primo album con Brian Johnson alla voce dopo la morte di Bon Scott, che tra l'altro l'album fu dedicato. Giusto? Sì, assolutamente. Perfetto, allora io ti racconto una cosa. Metà anni 80, Bay Area, San Francisco, iniziò a nascere un movimento musicale che ha segnato la storia dell'heavy metal, quindi non dell'hard rock, ma dell'heavy metal, il cui band principale ha debuttato nel 1983, grandi fan degli AC/DC, tra l'altro io la prima volta che vidi questa band fu proprio di spalle agli AC/DC a Modena. Questa band debuttò nel 1983 con un album che prese a schiaffi chiunque, ma io vi propongo invece l'album dopo, del 1984. Erano quattro band che hanno creato quel movimento musicale, tutti quanti di San Francisco. Ho anche, tra l'altro, perché io qua ti batto sul colpo, perché io posso farlo, ho anche il pass del Big Four. No. E quindi vi sparo una Creeping Death dei Metallica dall'album Ride the Lightning del 1984. Qua siamo proprio all'apoteosi del genere thrash metal, che insieme a Slayer, Anthrax e Megadeth hanno segnato quella regione geografica ben precisa e hanno esportato questa musica che mischiava l'heavy metal classico tipo Iron Maiden al punk, all'attitudine punk. E quindi in questo caso, grande Creeping Death dal secondo album Ride the Lightning, e sono i Metallica. Gran scelta. Allora, adesso ho fatto delle cose abbastanza, diciamo, molto conosciute, abbastanza commerciali, diciamo. Vai. Tiro fuori qualcosa di un po' meno conosciuto, diciamo. E così era un cross strano per il periodo. Parliamo del 1986, e loro erano i Six Six Sputnik. Six Six Sputnik era un progetto abbastanza strano perché mischiava il punk con l'elettronica, con primi campionamenti, quindi era veramente una contaminazione unica. Era molto apprezzato anche da chi andava in discoteca, perché c'erano dei brani che poi sono stati riutilizzati negli anni, campionati, ricampionati, così. E tra l'altro facevano anche dei video molto particolari. Sì, guarda. E loro erano abbastanza strani perché portavano un po' il look punk. Se potete vedere qua, un po' tipo come Billy Idol. Però poi ci sono delle intro, è un album abbastanza strano, è da riscoprire, ecco, perché non ha mai sentito i Six Sputnik. Ok, intanto salutiamo tutti i ragazzi, tutti gli amici che sono venuti a trovarci adesso. Bella lì. E, sì, Sputnik, che tra l'altro è una band non molto calcolata No. tra di... Cioè, se uno dovesse dire dei nomi di musica anni 80, New Wave, ma anche rock, direbbero tanti nomi, ma non farebbero la loro citazione, che è un peccato, perché comunque era una band molto particolare, molto figa, tra l'altro. Sì. E quindi tu giochi questa carta qua, io invece mi gioco una carta dell'anno dopo, quindi siamo nel 1987. Secondo me il rock americano, perché negli anni 80 il rock americano è quello che ha avuto un'esplosione un pochettino più, se in Europa c'era il pop, e c'era il grosso pop anche negli Stati Uniti, però il rock vero di un certo tipo arrivava dagli Stati Uniti, e secondo me c'è la summa di questo periodo degli anni 80 è questa band qua, band che ha avuto a che fare con droga, con scandali, con donne, pieni di soldi, tournée
mostruose, loro che sono diventate un'icona, a cui hanno fatto anche un film ultimamente sulla loro storia, e sto parlando con Girls, Girls, Girls del 1987. Tra l'altro loro arrivavano già da alcuni album di successo, quindi Shout Out of Devil, prima ancora Too Fast for Love, Theater of Pain dell'85, ma questo fu proprio l'album veramente che spaccò di brutto proprio. Prima ancora dei Guns. Molto. E molto bello, è tra l'altro molto bello anche il film su Netflix. Esatto, che narra, che tra l'altro... Uno dice, sì, vabbè, ma sarà romanzato, tutto quello che vuole. Nel senso che Nikki Sixx ha avuto due overdose, hanno fatto di tutto e di più. Tommy Lee si è portato a letto le meglio donne del mio, credo che sia secondo soltanto a Gene Simmons dei Kiss, diciamo, su quel periodo. Però lui si è bombato Pamela Anderson, per dire. Yeah. Quindi allora, girls, girls, girls. Una cosa di stranicchia come i Six Sputnik passa una cosa invece di un commerciale quasi fastidioso. Vai. Kill You is in the News. Oh, beh, aspetta, non proprio tanto commerciale, perché loro hanno avuto quel... Questo album qua contiene The Power of Love, quindi è stata la bomba che l'ha portato al successo, diciamo. Mm-hmm. Ci sono dentro anche altri, tra l'altro ci sono dentro delle cover, anche c'è dentro Stuck With You, che è una ballata molto bella. E tra l'altro la cosa particolare è che sì, è sempre stato quel cross fra il pop e il rock. Lui con The Power of Love, tra l'altro, la cosa curiosa è che lui era stato ingaggiato per la colonna sonora di Ritorno al Futuro, ma non aveva un pezzo. Quindi lui aveva presentato prima un altro pezzo che era stato scartato. Poi ha fatto Power of Love, è piaciuto talmente tanto che gli hanno detto, ok, facci anche un side B. E allora è stato costretto a fare anche Back in Time, un altro singolo che non è in questo album, ma è solo nel vinile singolo. Vogliamo fare una presentazione cinematografica? Eh? Una chicchina cinematografica? No, lui mi piace, me ne è sempre piaciuto molto. All'interno di Ritorno al Futuro, proprio nel film, c'è Huey Lewis in una parte. Sì, fa il giudice della scuola. Sì. Troppo rumorosi. Mi dispiace, siete troppo rumorosi. Sì. Ah, beh, sì. Ma no, oggi parliamo di rock, Cyndi Lauper, rock proprio no. No, Cyndi Lauper abbiamo parlato la settimana scorsa. Sì, un po' abbiamo parlato, sì. Abbiamo parlato la settimana scorsa, tra l'altro ho tirato fuori un 45 giri che ho da qualche parte qua, proprio di Cyndi Lauper, che è il suo primo successo, che tiro fuori per il nostro amico, che è questo. Bello. Questo qua, ne abbiamo parlato l'altra volta. Quindi tu sei andato nel 1985, ok? Con una band un po' commerciale. Sì. Perfetto, allora io balzo di un anno, 1986, e ti metto un'altra band super, super, super commercialone. Era il suo secondo album, tra l'altro, quindi... non avevano ancora avuto un grosso successo, ma questo album li ha proprio balzati in aria altissimi, altissimi. Adesso vi faccio sentire l'intro. Ah, vabbè. Questi sono i Bon Jovi di John Bon Jovi, dell'amico Giovanni Bon Giovanni. E questo è l'album Slippery When Wet, che era il secondo album, perché il primo album dell'84 era semplicemente Bon Jovi. Allora, visto che il palla proprio i buoni Bon Jovi. Allora, visto che il buon Mickey ti sta ti voglio agevolare quella scelta lì successiva, portandoti una cosa che anche questa è un po' al limite del rock, perché allora, è una raccolta, perché era difficile
trovare qualcosa solo del periodo 80 che mi piacesse. E lui è Paul McCartney. Che debuttava in quell'anno lì, no? No, non debuttava, però diciamo che aveva fatto un cambio repentino perché, insomma, dopo gli anni 70 dello scioglimento dei Beatles, aveva cambiato stile, aveva cambiato band con i Wings, Esatto. con la moglie e così, però diciamo che questo album qua, che contiene anche dei brani lenti, delle ballate così, ma contiene una bomba, secondo me, assolutamente rock, che è, vediamo se la sai, Dimmi, dimmi, no, non è. Die. Never let die. Rifatta anche la Guns N' Qualcun Roses. altro l'ha rifatta, un pochino ancora più rock. L'hanno fatti i Guns N' Roses. Però era un brano molto rock, perché aveva quelle pause, quelle ripartenze, era molto fuori dai canoni di Para, 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 cioè insomma era bella tira. Sì. Così. Quindi uno che era abituato ad ascoltare comunque Paul, così, che comunque anche con i Beatles c'erano cose molto rock, come pensiamo a Get Back, l'ultima parte, gli ultimi album che andavano anche verso la psichedelia, quindi Sì. non è solo Lady B o No, c'è un no. mondo vastissimo. Assolutamente, assolutamente. Di che anno è questo? Allora, questo è del 1987. 87. Ok, allora io vado un anno indietro, vado con un album del 1986 che però ha coperto tutto il 1987 perché il periodo della terza media, che era l'anno 86-87, si sentiva solo questa canzone e questo album di una band svedese che era il terzo album. E qua. Vabbè, che agevolo io il CD. Esatto, Diocile, Ciule, Lo sapevo. 1986, Europe, la band di Joey Tempest, che ebbe un successo mostruoso con questo album in tutto il mondo, tra l'altro una band svedese che insomma, e infatti giustamente anche Francesco dice, Kerry, Mickey dice, Rock the Night, esatto. E fu un album pieno, pieno, pieno di singoli e di successi, che ovviamente non ha più avuto lo stesso seguito, però No. comunque sono quelle canzoni che ti mettono a posto il conto in banca per tutta la vita. Beh, tra l'altro loro sono ancora in attività, io l'ho visto in concerto a Milano, fanno speed metal, adesso. No, ma loro si sono sempre spinti un po' di più. Solo questo album qua era un pochettino più commerciale, però la vena svedese, tra l'altro per un periodo avevano collaborato con Malmsteen, insomma c'erano delle storie strane con la Svezia, prima che arrivasse il black metal pesante, la mafia svedese. E quindi questa è una canzone che praticamente, esatto, Mickey dice che cantano tutti ancora, assolutamente. Tra l'altro io suono in una band, è una party band, quindi noi facciamo tanti medley, passando dagli anni 50 fino ai giorni d'oggi, e chiudiamo proprio con l'intera The Final Countdown, la gente impazzisce. Cioè, poi conteneva almeno 5 singoli questo album, eh? Assolutamente, aveva. Final Countdown, Carrie, Rock the Night, Cherokee, Sì. insomma, bomba di album. No, no, ha fatto storia. Poi c'erano chi piaceva, chi non piaceva, adesso va tutto quanto sulla nostalgia, però. Questi, anche loro, un periodo ben preciso degli anni 80, 86-87. Vai. Sei pronto? Sì. Allora, prima devo guardare l'anno per non fare figuracce perché ogni tanto mi. 1983, quindi torniamo un pochino indietro. Loro occhiali scuri un po' come me. Infatti, vi faccio vedere la rete. Squillo. Oh. Con Sincronicity. Tanta roba, tanta roba. L'ultimo album dei Police.
insomma, anche Police, sì, una band che incrociava rock, reggae. Loro erano riusciti a mischiare il punk con il reggae per poi arrivare a una sorta di rock anche un po' elettronico, che poi ha segnato, perché ha iniziato a mettere anche delle influenze un po' jazz, un po' fusion all'interno, segnando poi la carriera solista di Sting, che si è sempre barcamenato tra il jazz un po' non sofisticato, perché può essere sofisticato, però una fusion molto piacevole, e un pop rock molto, molto orecchiabile. Quindi Beh, questo contiene la tensione di Sting, che è Every Breath You Take. esatto. Quello è stato Salutiamo Laura intanto. l'ultimo album dei Police, tra l'altro Police, che Sting è uno di quelli che mi ha fatto innamorare del basso, infatti io suono il basso anche grazie. Ciao Laura, anche grazie a Sting. Che i Police sono riuscito a vedere nella reunion tour, e meno male. Datemi un giusto sui NAC. Ah, il Knack, allora, tra l'altro Mike Carona non è neanche anni 80 perché penso che sia del 79, se non sbaglio. 79 poi è arrivata in al successo Sì, nell'80. poi il successo mondiale è stato negli anni 80, ma... Altra band che grazie a una canzone si è praticamente Interessante, però preferisco gli Smith, per dire. Ciao Tata. Quindi tu 1983, io vado indietro di un anno. E anche io a questo punto ti presento una band che tra tutte quelle che ho presentato fino adesso è più pulita, più pacata, più precisa, così che può essere ovviamente messa accanto ai Police. Duran Duran abbiamo parlato la settimana scorsa, Miki. Rock, dura mio tutto, tutto la Anzi, ti faccio vedere il pass, perché io ho visto 2 volte loro e una volta ci ho lavorato. Che sono i Toto. E quindi in questo caso qua cosa vi faccio sentire? Vi faccio sentire uno dei loro pezzi più famosi, proprio tratto da questo album qui, che è Toto 4. Il pezzo è l'intramontabile Africa. È tra l'altro album che ha avuto un successo straordinario, e venduto milioni di copie in tutto il mondo. Loro che erano Non erano al primo album, ma erano già al quarto o al quinto, ed erano una band. Vi ricordiamo, c'era una session band. Loro erano una di quelle band chiamate a suonare nei dischi. Tant'è vero che la tournée di questo album qua, promozionale, fu ritardato perché loro dovevano produrre e suonare Thriller di Michael Jackson. Tant'è vero che loro compaiono in diversi brani di Thriller, tra cui uno totalmente scritto dai Toto, cioè un brano dei Toto cantato da Michael Jackson. In questa Ah, parte qua c'è Rosanna, c'è appunto Africa, c'è I Want All Your Back, Make Believe, insomma, tanti bei pezzi per una band. Cioè, questa è una band che Te gli chiedi, scusa, puoi sbagliare una nota? Loro ci provano e ti dicono: no, non ce la faccio, no, non ce la faccio proprio. E quindi. vabbè, allora se vogliamo stare su una classe, questo lo odio a mia moglie, tra l'altro. Il prossimo. Questa fa piacere a lei, immagino. Allora, tiro fuori una raccolta, perché anche qua negli anni 80 ha fatto, diciamo, una hit dietro l'altra, così Prendere un album preciso degli anni 80. No, ho capito, però il problema è che non ho tutte le cose anche qua, quindi faccio fatica. Giusto. Il grande Bruce, The Boss, che tra l'altro Anni 80. che tutti i miei soci di concerti ci hanno tutti lavorato assieme, l'hanno tutti conosciuto, dicono essere una persona straordinaria, bellissima, molto, molto affabile, molto socievole. E io non sono mai riuscito né a lavorare né a vederlo dal vivo. Io non sono un grande fan della musica di Springsteen, però mi dicono tutti, ed effettivamente io penso che sia così, che una volta nella vita va visto dal vivo. Perché
perché lui fa questi concerti di 3 ore e mezza, 4 ore, dove improvvisa dentro, insomma, fa delle cose fighe. Negli anni 80 parliamo di hit come Born in the USA, Dancing in the Dark, Born to Run, insomma, ha fatto veramente... Lui è sempre stato un po' un cross, secondo me, tra il rock e il country. Anche un po' il blues, perché comunque... Sì, la grande band, poi ricordiamoci. Lui ha la big band, lui ha la big band. Giudizio sui Magic... Ma i Dede non sono anni 80, scusami. Beh, sì, c'era. Sì, sì, ci sono state le... Pensavo più anni 90? No, verso fine anni 80. Ah, ok, per quello. Li inquadravo negli anni 90. Anche loro non sono molto rock, sono più simile new wave, giustamente, però insomma può essere messo nell'insieme degli anni 80. Ovviamente non nella lista che ho fatto io, perché io sono un marcione, ho fatto una roba veramente marcia schifosa. E allora, proprio per la marcia schifosa, io ti metto la band che praticamente in questo genere musicale ha aperto e chiuso un'epoca, perché da qui in avanti ci sarà soltanto il grunge nel 1990-91 con Nirvana, Pearl Jam, eccetera, eccetera, e loro sono, con questo album qua, credo che sia l'album di debutto più che ha guadagnato di più venduto nella storia della musica. Cioè, il primo album di debutto, vi faccio sentire quello che fu poi il loro primo singolo da cui nacque tutto, che sono... Qua chiudiamo veramente col botto, giustamente Guns N' Roses con Appetite for Destruction, e ha venduto ben 33 milioni di copie, 33 milioni di copie come album di debutto, perché loro la storia fu che loro volevano mettere questo video sul Channel Mine, su MTV, nessuno lo voleva mettere, a un certo momento uno di MTV ha scommesso, l'ha messo a un orario, tra l'altro, cioè per farli contenti, per far contenta la casa discografica, l'ha messo a un orario tipo il sabato sera alle 11 di sera, insomma neanche così, furono talmente tempestati di telefonate e richieste di questo video, grazie al bel faccino di Axl, ovviamente, che tra l'altro in quel video aveva tutti i capelli vaporosi, proprio classici anni 80, invece della classica zazzera liscia sua solita. E furono talmente tanti inondati che da lì nacque il mito dei Guns N' Roses. Band che io non ho mai amato tantissimo, devo essere sincero. Anche se ho conosciuto Slash, perché ho avuto modo di lavorare con lui in una data a Torino, e insomma, però diciamo che ho iniziato ad apprezzarli un po' più tardi, perché io comunque a quei tempi avevo il crossover da una parte, quindi tutte band tipo Red Hot Chili Peppers, Faith No More, Mordred, Suicidal Tendencies, Primus, dall'altra avevo l'heavy metal, quindi datemi un voto sui grandi Dream Theater. Allora, no, sono anni 80 i Dream Theater. Il primo album è dell'89, i Dream Theater. Ho di là un vinile, tra l'altro. Ok, allora, fino, non ti dico... Mi amo particolarmente. Allora, io li ho stramati i Dream Theater, li ho visti 5 volte dal vivo, ho visto la tournée di Awake, ho visto quando vennero in Italia senza l'album, prima di Fall into Infinity, lo vidi 2 volte con Fall into Infinity, e poi li ho visti ultimamente, 5 anni fa circa, che eravamo ospiti della produzione. Devo dire che fino a Metropolis Part 2 era una band della Madonna, poi fecero 2 album veramente di merda come... Six Degrees e Train of Thru, soprattutto Train of Thru, che fu una roba imbarazzante. Poi Octavarium mi piacque molto, Systematic Chaos, insomma, poi è andato via Pornoi, ciao, per me Dream Theater non esiste più. Vabbè, sono molto talebano in questo, ma... Però visto che ho capito che Sandro è molto legato alla quella fascia New Wave, che... Insomma, c'è un mix tra comunque contaminazioni rock, elettronica e così.
Quindi il prossimo lo dedico a lui. Depeche Mode, Speak and Spell. Ma tu non stai fregando perché mi hai messo una band in più. Ma perché ho, mi sono accorto che avevo anche il vinile con Justin Getting Up. Vediamo se ho qualcosa qua degli anni 80 che ti posso ancora buttare fuori. No, vabbè, però comunque, allora, qui i primi Depeche Mode usavano ancora poco le chitarre, perché era tutto elettronico, a tastiere, addirittura anche la batteria era elettronica, per cui diciamo che non entra nel rock Depeche Mode, almeno in, almeno in questa fase anni 80. Poi successivamente sono stati in quel limbo a metà, quindi c'erano delle sonorità anche rock o comunque acustiche, così, però qua era veramente era veramente suono. Parlando con l'amico Sandro, ho trovato proprio qui Metropolis Part 2 e Six Degrees of Inner Turbulence. Questo album qua ancora qua, ma giusto per vabbè, qui ho il primo dei Toto, c'ho un live, no, io dai, te la butto anche lì, una, come si dice, un guest strano, 70-80, perché è un personaggio, questa è un'antologia, quindi non è un album preciso, anche perché ce li ho di là gli album, e di un personaggio rock italiano non molto, cioè non tanto ricordato, ed è un peccato perché era avanti secondo me decenni, e che è Graziani. Ah, grande. Sto cercando qua dietro dei CD, raccolta con Prudenza Mai, Lugano Addio, Agnese, Firenze, poppe, raga. Quindi tu hai messo un Depeche Mode, buttata lì così, io ti metto un Ivan Graziani, via. Allora, ti butto lì delle raccolte, giusto perché ci sono delle cose anni 80 che vengono raccolte un po' tutti. Ne ho parlato prima, che mischiava il rock col punk. Successivamente, negli anni 90, è andato sì, anch'io il Cure, è andata l'elettronica. Parliamo di Billy Idol. Billy Idol negli anni 80 era veramente un personaggio fuori dal comune, faceva dei video incredibili, è sempre stato un animale da palco, però passava da pezzi come Dancing with Myself, super, super comunque pompato, così, a Rebel Yell, Sweet 16, White Wedding, eccezionale. Ma poi passava a dei brani come ad esempio Ace Without a Face, che veniva usato in discoteca, era uno dei primi pezzi che si iniziava a ballare o si usava come lento. Esatto. Quindi un altro, lui è ancora, tra l'altro, ancora in carriera, abbastanza fulminato, però però negli anni 80 ha fatto tante cose. Pensavo di vedere, avevo inventato Shining Davis, che gli avevo portato un Joy Division, dedicato a lui. Joy Division è un'altra band molto particolare, solo due album ne hanno fatto, perché poi con la morte del cantante loro si sono ritrasformati, sono Order. Sì, esatto. Un'altra band nel 2000 che si chiamavano Monaco, quindi loro, Joy Division, come Cure, rappresentavano quella parte cupa degli anni 80, perché poi Cure sono diventati commerciali tutto, ma all'inizio era dark. È la frangia più dark come Bauhaus, Succi and Belshees, insomma così. E io invece ti voglio ricordare due artisti che hanno segnato tanto i 70 e soprattutto gli 80, soprattutto uno di questi, che vengono ricordati non tantissimo, ma uno ha ancora il record, però per un concerto gratuito ovviamente, di spettatori, che sono oltre 3 milioni, che è Rod Stewart, che fece questo concerto in un'isola, non mi ricordo dove,
che fece più di 3 milioni di spettatori. E il secondo è un altro che non viene mai calcolato, però io essendo bassista, avevo un bassista dietro come Pino Palladino, che per me è Dio, che è così, che è Paul Young, che aveva una band... No, Paul Young rock, no. Davvero, guarda che comunque... Dipende... Love of the Common People. È una. Non è così tanto, perché se tu ascolti diversi brani, soprattutto dal vivo, avevano un bel tiro. Poi vabbè. Tirava più il funky certe cose. Sì e no. Ci sta. No, giustamente dice Sandro, i Clash. Sì, i Clash negli anni '80 hanno fatto hit come Rock the Cash, Magnificent Seven. Che però non è. Erano già meno punk rock ed erano già più pop, perché si erano commercializzati un po' loro, senza una donna, cioè, questo esce così. Quello era zucchero. Qualcosa di Olive Oil Onions. Ti propongo invece altre raccolte, secondo me, di artisti sottovalutati negli anni 80, soprattutto nel mercato australiano, parliamo, ed erano gli In Excess. Oh, altra grande band piuttosto dimenticata, purtroppo. Sì, purtroppo sì, perché insomma lui, con la morte di Michael Hutchence, con suicidio, non suicidio, gioco erotico, non si è ben capito, così, però loro hanno fatto, è stata una delle poche band australiane ad uscire così tanto nel mondo. Midnight Tonight è stato un tormentone sia da discoteca, così, però c'erano anche tipo pezzi come New Sensation, Original Sin, Devil Inside, insomma, infatti una buona raccolta di NXX da comprare. Man at Work, sì, un'altra grande band degli anni '80. Era anche loro, erano quella via di mezzo, andavano e venivano contaminati da tanti, come sì. I Folk Talk anche, che avevano anche ma perché il problema è che è molto difficile scegliere, perché c'era talmente tante cose che è molto relativamente molto più facile adesso scegliere qualcosa di adesso, perché gli album non escono così tanti. Allora c'erano band, parliamo di Prince, che usciva con degli album quadrupli. Mm-hmm, sì, è vero. Incredibile. Sì, c'era band che uscivano una volta l'anno anche. Sì, una volta l'anno, addirittura magari usciva un album a gennaio e a dicembre usciva con un altro album. Tipo i Kiss. Cioè, i Kiss negli anni 70 fino ai primi anni 80 fecero così, facevano uscire almeno 1/2 album l'anno. E poi voglio ricordare un'altra band che, diciamo, che come gli NXX avevano quella nicchia forte, ma questi invece hanno venduto milioni di copie. Tra l'altro, proprio oggi era andato al primo posto in America e in altre 24 nazioni, pensiamo 24 nazioni nel mondo, The Look di Roxette. Loro, se non sbaglio, sono svedesi o norvegesi, non so. Dovrebbero essere svedesi anche loro. Sì. Lei purtroppo è mancata da poco, ha combattuto una malattia lunghissima, ma l'album negli anni '80 loro hanno fatto dei successi incredibili. Che Sandra, soprattutto in America. The Wall è dell'80. No, The Wall è del 79. Sì. È uscito nel 79, è ancora anni 70. È ancora Rock Robin, rock no, proprio, perché Promise You Made era molto, molto disco, Rock Robin. Però loro, pensate che i Roxette erano riusciti a far successo incredibile in America grazie a Pretty Woman. Eh sì. Perché Must Be Love, che poi in Italia è diventato Fiumi di Parole... È stato un successo incredibile negli anni '80. Sì. E poi loro comunque hanno avuto successo continuo, perché comunque anche negli anni '80, negli anni '90 hanno fatto Joyride, Spend My Time, hanno fatto altri singoli anche anni '90 che hanno funzionato, diciamo.
Lascio con l'ultima cosa che invece è un po' meno commerciale, ma allora in Italia, in America è commerciale. Steve Miller Band. Anche loro un bel crossover. E qui in effetti è molto di nicchia. Bon Jovi l'ho già messo, Giuseppe, l'ho già messo. Però sì, questo considerava, aveva dentro pezzi come Abracadabra o The Joker, che sì, non erano, era sempre quella via di mezzo, si esponevano a volte un po' nel rock, a volte un po' nel funky, i Japan, David Sylvia, che fece anche dei grandi album stranissimi con sì, sperimentali, lui negli anni 90 e nel 2000 ha fatto cose elettroniche, tutti dei viaggi insieme a Rock. Nei Japan c'era il tastierista che ha suonato poi per diversi anni con i Porcupine Tree, tra gli altri. Giuseppe ha ragione, Aerosmith, ZZ Top, sì, assolutamente, ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti. Aerosmith li metterei vicino ai quelli che hai messo tu prima. Quelli di Girls. Non si ricorda. No! Erano quella, erano lì, Gli Aerosmith hanno avuto un grande successo negli anni 70, negli anni 80 non hanno avuto questo, anzi si erano anche... No, loro negli anni 80 li ha salvati Randy MC. Esatto, con Walk This Way. Esatto, mentre Motley Crue sono proprio l'esempio, l'emblema del rock glam... Poi c'erano altre band, però anni 80, un po' di quella frangia lì. Sì, ce n'erano. Sono usciti Poison, sono usciti gli LA Guns, c'erano i Dokken, ce n'erano veramente tanti, tanti, tanti. Che poi si diversificano tra lo street rock e dal glam. No, però scusami, Bar Adora ha detto si può Comanchero. Allora, tu Osman non la sai ancora Comanchero. Poi che era un disco che io lo usavo in discoteca, durava 15 minuti. gli Squallor. Il DJ poteva andare a fare la pipì. Gli Squallor? Sì. Cosa degli Squallor? Sei sicuro? Sei sicuro, fratello? Beh, tipo Berta. Berta? Io qua ho... Vieni giù! Allora, però, allora, io non lo sai ancora, ti butto l'idea per la prossima settimana. Vai. Proprio di fare una cosa molto più trash, di dischi trash anni 80, un po' passando dalla Italo Disco a cose anni italiane, un po' mega mix. Sentila! Vuoi cornutone? Cerchiamo cornutone. Poi da mezzo una quali sono? Cosa ne pensi allora della proposta per la prossima settimana? Proprio come commerciale, tutto quello che è commerciale anni 80, quindi può essere da Madonna a Denaro a il club tropicana, agli Schiantos. Ragazzi, io sugli Schiantos ho un bellissimo aneddoto che ve lo faccio vedere qua. Praticamente nel 2000 c'era un europeo, adesso non mi ricordo che anno fosse, comunque facemmo un concerto di spalla agli Schiantos qua vicino a Torino. Noi avevamo le Joy Tassellan di Excellent Adventure, che era una band particolare, facevamo tutto, e questo era uno spettacolo che era tutto quanto incentrato sulla musica pulp e sul cinema pulp, quindi noi non solo suonavamo ma interpretavamo anche dei personaggi con delle immagini, insomma avevamo creato tutta una storia suonando tutte le canzoni dei film di Tarantino, ma non solo, ed eravamo di spalla agli Schiantos. Gli Schiantos già ci dissero: suonate tutto il tempo che volete perché non ci guardiamo la partita. Ok. Al pomeriggio mi chiama la produzione dicendomi: senti, ci sarebbero da portare Frick Antoni e Dandy Bestia alla Ricordi a presentare un libro con CD. Non abbiamo nessuno, non abbiamo un runner, li vuoi accompagnare tu? E ho detto ok, va bene, tanto io dovevo solo fare non dovevo suonare, quindi non dovevo fare il soundcheck.
presi i due degli Schianto, se andammo. Intanto, durante il viaggio facemmo tutta una chiacchierata. Io ho un grande fan di Andrea Pazienza, di tutto il movimento anni 60-70 italiano, sia per quanto riguarda la storia che per la musica. Noi iniziamo a parlare così. Loro fecero questa conferenza. Alla fine della conferenza, Fricantoni prese due di questi libri con CD e mi disse: devo fare un regalo a due persone speciali. Ho detto ok, e lui fece la coda, io mi ricorderò sempre, Fricantoni fece la coda per comprare il suo album, diede uno di questi album a quei degli amici di Torino che mi dissero poi li avrebbero ospitati, che erano amici storici, poi si girò verso di me e mi regalò questo, che era Inascoltable, che è il primo demo degli Schianto, con dentro tutta la storia di questo disco. Anche io ci rimasi di merda, io disse ma Frick, mi fa no, perché se non ci fossi stato tu oggi non ci saremmo potuti muovere da qua, sei stato molto importante, poi sei una persona, poi dopo continuiamo a parlare, passiamo tutta la sera. Comunque era rock, se vogliamo parlare del termine più largo della parola. Tra l'altro, Fricantoni poi partecipò alla fine del nostro spettacolo. Io a un certo momento salivo sul palco con la pistola e ammazzavo tutti i componenti della band, perché faceva parte della storia. In quel momento lì io chiesi a Frick, ho detto, senti, ma a te andrebbe di fare questo guest al posto mio? E lui mi fa, sì, non c'è problema. Infatti, verso la fine del concerto, lui salì sul palco, io gli diedi la pistola e indirizzai piano piano a uccidere tutti i componenti come erano nella storia originale. E lui fu molto gentile, poi ci sentimo qualche altra volta, poi purtroppo è mancato, ma io ho questo ricordo bellissimo e questo regalo. Allora era molto divertente, tra l'altro. Sì, loro erano fuori. Tra l'altro era un ottimo scrittore, faceva TV, ha fatto veramente un sacco di cose. Carmelo Zaccaro, Tony Colombo. I pochi rimasti stanno delirando, stanno scrivendo cose, sono sotto a gas di aperitivi, secondo me. Allora, io saluterei, mi raccomando, durante questo periodo, se restate a casa, non ascoltate i Joy Division, perché potrebbe essere pericoloso, magari ascoltatevi i Queen o ascoltatevi U2, perché... Mi Schianto, se almeno ci facciamo due risate. Ok, l'appuntamento adesso non so quando, sarà per la prossima settimana. L'idea mia è il commercialone anni 80, quindi c'è dentro tutto, quindi nessuno potrà dire ma no, c'è tutto quello che è in italiano, perché il rock l'abbiamo fatto e ci siamo resi, però bisogna starci a casa ancora un po', raga, ancora un po'. Per passare il tempo potete leggervi un po' di articoli sul nostro sito, ci sono articoli, video, un po' di tutto e basta, dai. Ci vediamo la prossima settimana. Tra l'altro vi dico che la prossima settimana con gli anni 80 faremo una diretta anche insieme a Sandro Paté, che ha scritto un libro che si chiama See You Later e parla del grande Dogui, Guido Micheli. Quindi il Kumenda, ecco, insomma, il personaggio incredibile di Sapore di Mare, Yuppies, Vacanze di Natale, così. Quindi ha fatto questo libro molto bello. Zampetti. Il Commendator Zampetti. Anche il Commendator Zampetti di Ragazzi della Terza. Sì, lui ormai aveva inquadrato quel personaggio che tra l'altro non amava poi così tanto.